ora passerei la parola a Enrico Parisio di, del Coworking Mille Piani, e approfitto anche per parlare della pausa pranzo, perché in qualche maniera è collegata all'esperienza del coworking questa startup culinaria, come si dice, che dopo avremo modo di assaporare. Sì, fa riferimento Feris a una startup che abbiamo creato nel nostro spazio, fatto da donne rom che diciamo sono riusciti finalmente a uscire dai campi, quindi dall'isolamento, dalla ghettizzazione, e fare impresa e farlo diciamo molto bene, perché soprattutto fanno delle cose buonissime. Noi siamo qua appunto, anche noi come Fuso Lab, più che come tecnici, come diciamo strutture abilitanti, e non solo il nostro coworking, ma diciamo abbiamo costituito una rete reale, territoriale, nella città metropolitana, di spazi di accessibilità. Che significa? Significa che sono luoghi in cui diciamo il lavoro, la nuova declinazione del lavoro contemporaneo, fatto di lavoro autonomo, freelance, startup, trova una casa e trova la possibilità di sviluppo e di, chiaramente, di reddito, perché questo poi è il grande problema. Allora, all'interno di tutto questo, questi spazi, che diciamo in Italia siamo sui 300 spazi tra coworking e fab lab, sono i luoghi dove paradossalmente si coniuga diciamo il libero accesso e la possibilità di intraprendere con l'innovazione, quindi non è solo innovazione tecnologica, ma anche innovazione di un nuovo modo di concepire l'impresa, non più l'impresa diciamo proprietaria, estrattiva, ma un'impresa aperta, e spesso sono i luoghi in cui si costituiscono le imprese, si accede in questi spazi e ci si confronta tra pari, tra competenze diverse, e nascono nuove start-up. Impressionante da noi che nel giro di un anno adesso siamo completamente, diciamo, soffocati dalla crescita di nuove start-up, cioè abbiamo 30 che si occupano delle cose più disparate, dai open data per l'archeologia, all'energia sostenibile, al design, al food design, insomma delle cose molto interessanti, e stiamo costruendo la rete di questi spazi di accessibilità nel territorio. Ora, tutto questo dice che c'entra con internet? C'entra nel senso che il problema dell'accessibilità negli spazi concreti della città è quello con cui ci confrontiamo tutti i giorni, e cioè dello scontro tra del conflitto tra un lavoro produttivo e la rendita. La rendita è sia la rendita immobiliare, cioè del caro affitti o dell'incapacità delle strutture amministrative di rigenerare gli spazi di partecipazione, e soprattutto la rendita delle connessioni, perché i nostri spazi hanno bisogno di banda, hanno bisogno di connessioni veloci, e abbiamo dei costi alti che spesso non sono sostenibili. Di fronte a tutto questo noi ci auto-organizziamo con i cosiddetti community land trust, cioè aggreghiamo la domanda e andiamo a contrattare con i vari gestori per diciamo avere delle condizioni più favorevoli. Però questo chiaramente è l'economia collaborativa, lo sharing, non è una passeggiata, non è che improvvisamente ci si riscopre collaborativi, si agisce all'interno di un conflitto che noi crediamo sia conflitto tra il diritto, il lavoro e la rendita parassitaria. Credo che questo sia a bomba dentro quello che ci diremo oggi sui diritti della rete. Grazie. Grazie a te, Enrico.